Vedere la Coppa del Mondo sollevata è un'emozione enorme, io piango sempre. Adesso che la faccio io invece è qualcosa di indescrivibile, anche se è fantastico. In the heart of Milan, Italy, lies a hidden gem of craftsmanship, the Bertone Trophy Company. For over a century, this family business has been creating trophies, symbolic of victory and excellence. Valentina Losa is the fourth generation owner. Agli inizi del 1900 eravamo un piccolo laboratorio artigianale a Milano, fondato dal mio bisnonno. Mio nonno l'ha poi rilevato per farlo diventare negli anni 60 una grande azienda produttiva, poi ha realizzato per esempio le medaglie delle Olimpiadi di Roma. Poi sono succeduta al mio papà nel 2010. Abbiamo realizzato i maggiori trofei sportivi, tra la Coppa del Mondo, l'Europa League, la Champions League, la Super Competition, la Coppa Intercontinentale, la Coppa Italia, la Coppa dei Campioni. Abbiamo realizzato tantissimi trofei. In 1970, FIFA held a competition to create the new World Cup and Bertone was invited to participate. Mio nonno, Eugenio Losa, ha presentato dei bozzetti del direttore artistico Silvio Gazzaniga, quindi è andato a Zurigo col mio papà e hanno presentato non solo i bozzetti ma anche appunto il prototipo fisico della coppa. E questo, oltre a, indubbiamente alla bellezza del progetto, ha fatto sì che vincessimo il concorso. Part of Bertone beauty is they still use old machinery and traditional artisan techniques to make their trophies. Ogni pezzo è fatto a mano, che siano coppe o siano medaglie, non c'è niente fatto in serie. Questo richiede proprio delle competenze particolari che non possono essere acquisite nelle scuole, ma solamente lavorando. Allora, fare la Coppa del Mondo bisogna seguire certi passi, che sono prima la fusione, poi dopo una sgrossatura, poi la cesellatura, una pulitura finale, la doratura e poi l'assemblaggio con la parte di sotto che è costituita da malachite e una fascia dove c'è scritto poi il vincitore. È una coppa abbastanza difficile da fare, perché bisogna curare molto i particolari, bisogna fare un'ottima cesellatura, dei finissaggi veramente curati e la malachite è un materiale molto difficile da lavorare. Costruire un oggetto come la Coppa del Mondo dà una soddisfazione incredibile, perché è un oggetto veramente ambito ed è il top del calcio, quindi per noi è un grande onore e lo facciamo con una grandissima passione ogni volta. Vederle una nazionale che poi tira su questo oggetto nella finale ci rende pieni di orgoglio. Da bambina mi emozionavo perché non capivo bene cosa fosse, nel senso che comunque la vedevo, però sapevo che la faceva il nonno, poi sapevo che la faceva il papà. Adesso che la faccio io invece è qualcosa di indescrivibile, anche se è fantastico. Un tifoso ama vedere la sua squadra del cuore, il suo giocatore, che solleva un trofeo importante. Quindi il tifoso comunque segue tutto con la passione e poi mette la stessa passione del giocatore nel vedere questo trionfo. Quindi anche l'amore per i trofei è fondamentale. Io mi auguro che i trofei e le medaglie esisteranno per sempre, perché comunque sono un riconoscimento e le persone hanno sempre bisogno di un riconoscimento. È nella natura umana e se non c'è un trofeo o una medaglia, che cosa ci può essere?